Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dove come al solito non ho una intro ma qualcosa di cui parlare. Oggi voglio parlare della mia routine e anche di un problema che spiegherò poi. Allora, solitamente io mi sveglio la mattina, vado a fare colazione, poi dopo mi metto a fare lezione e finisco di fare lezione, vado a pranzare. Dopodiché registro il video, monto il video, poi faccio i compiti, studio per eventuali verifiche, mi alleno verso le 5 più o meno, finisco di allenarmi, faccio la doccia. Poi ceno, poi dopo ho un po' di tempo libero e poi vado a dormire. Questa è la mia routine. Il problema è questo qui, la scuola. Okay, io vado a scuola da 11 anni ormai e c'è un problema che persiste ogni anno e questo non capisco come sia possibile. Il problema è che i professori ogni cazzo di anno fanno verifiche tutte a fine quadrimestre. Cioè avete 4 mesi per spalmare tutte le vostre cazzo di verifiche, le fate in questo periodo qui di merda dove siamo tutti completamente pieni di roba da studiare, da compiti da fare. C'è una mia professoressa che dice che da regolamento loro possono fare 2 verifiche al giorno e tutte le interrogazioni che vogliono, ok? Ma se lo puoi fare non vuol dire che lo devi fare. Vi faccio un esempio, io ho la libertà di parola, l'avete notato per tutti i cazzo di video di merda che ho fatto fino adesso. Ho la libertà di parola, questo significa che io posso dire quel cazzo che ho voglia. Ciò non significa che io devo andare a insultare chiunque. Non è che, visto che io posso parlare, la prima persona che incontro gli dico figlio di puttana, testa di cazzo. Non è così che funziona. Non è che se tu puoi fare una cosa vuol dire che la devi fare. È questo il concetto. Non c'entra un cazzo il regolamento, raga. È proprio una questione umana. Non è che, lo ripeto di nuovo, non è che se puoi fare una cosa la devi fare. Questa cosa qui non la capiscono, non la capisce mai nessuno, figa. Come potete ridurvi a fare tutte le cazzo di verifiche e interrogazioni in un periodo di merda? In un mese fate tutte le interrogazioni che volete, verifiche che volete, e nei 4 mesi di scuola che avete fatto prima, massimo ci sarà stata, non so, una verifica al mese. Ieri infatti non è uscito il video perché non ho avuto tempo per registrare. Anzitutto sono stato a scuola fino alle 4 per fare il laboratorio e lì, vabbè, avete anche visto che il video è uscito più tardi del solito perché appunto ero a scuola. Ieri non è uscito il vlog perché non ho avuto tempo di registrare, perché dovevo studiare. Già sta scuola qua mi ha fottuto tutto il pomeriggio, no? In più devo anche fare i compiti che avrei dovuto fare durante il pomeriggio, ma che non ho fatto perché ero a scuola. Raga, il video finisce qui, spero vi sia piaciuto. Se anche voi siete nelle mie condizioni, non lo so, lasciate un mi piace di solidarietà. Vi chiedo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, di seguirmi anche su Instagram, trovate il profilo in descrizione. Dico l'ultima cosa, che probabilmente in questo periodo potrebbe non uscire un video al giorno per i motivi che ovviamente ho elencato fino ad adesso. Niente raga, il video finisce qui, come al solito io non ho ancora un outro, ci salutiamo così, ciao.